Ciao a tutti e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo. Siamo su Tour de France 2022 e questo video è dedicato ai neofiti del gioco, quindi tutti coloro che si approcciano per la prima volta ad un Tour de France. Andiamo a vedere insieme la modalità allenamento. Come potete leggere, impara a controllare il tuo ciclista, dunque una sorta di tutorial per chi non ha mai giocato a Tour de France. Io ho giocato, gioco a Tour de France dal Tour de France 2014, quindi più o meno i tasti li so, cambia giusto qualcosa da un'edizione all'altra, però questo video lo dedichiamo a chi si approccia per la prima volta a un videogioco di ciclismo. Abbiamo 5 livelli di allenamento: comandi base, gestione dell'energia, comandi avanzati, comunicazione radio, gare a cronometro, gli altri si sbloccano successivamente, quindi siamo obbligati a partire da comandi di base. Impara a controllare il tuo ciclista. Andiamo. Allora, leggiamo: benvenuto in questa prima serie di esercizi, impareremo i comandi di base e cominceremo ad apprendere le basi della pedalata. Quindi con R2 si pedala, dobbiamo pedalare semplicemente per 300 metri. Aspetta, premendo L2, pedaliamo, più premiamo forte il tasto, più imprimeremo forza alla barra dello sforzo. Quindi stiamo pedalando con R2 altri 200-100 metri. È completato, ovviamente è abbastanza facile e demenziale con R2, mentre con le levette ci spostiamo a destra o a sinistra. Saltiamo il commento, continuiamo. Affronta le curve controllando la frenata con L2, dunque con L2 si frena. Nel videogioco, così come per chi corre nella realtà, se si vuole andare forte in bicicletta, i freni non si toccano. Ad esempio, questa curva in teoria si fa senza frenare, anche questa teoricamente, però noi premiamo L2 per frenare. L2, tocchiamo leggermente il freno. Il freno va toccato poco in questo gioco. 100 metri alla conclusione ed è fatta. Saltiamo il commento, quindi R2 si pedala, L2 si frena. Con X invece si attacca. Raggiungi la linea del traguardo prima dello scadere del tempo usando attacca, quindi premendo ripetutamente X. Più lo premiamo velocemente, più intenso sarà lo scatto. In salita parliamo di scatto, in caso di un arrivo piatto con X, premendo X, parliamo di una vera e propria volata, è la stessa cosa. Via, premiamolo il più forte possibile. Vedete, se lo premete forte avete tutta la barra dello sforzo, quella barra, quel cerchio giallo, tutto completo. Se premiamo più piano diminuisce. Comunque, anche questo è completato, quindi R2 si pedala, L2 si frena, con X si accelera, si attacca, mani basse sul manubrio e via di volata a menare. Saltiamo, andiamo avanti. Queste sono le basi per giocare, con sapere con cosa si pedala, con cosa si frena e con cosa si accelera, con cosa si attacca. Quindi comandi di base completati, andiamo a gestione dell'energia e questo forse è il più importante di tutti. Se si gioca ad alti livelli, soprattutto da difficoltà campione in poi, ma la leggenda diventa fondamentale, è importantissimo gestire le energie. Allora, in questa serie di esercizi tratteremo uno dei punti cardine del ciclismo, l'energia. Per iniziare, percorri questa salita a tutta velocità per consumare la tua energia residua. Dunque, dobbiamo semplicemente consumare tutta l'energia che ci è rimasta. Quindi andiamo a tutta. Barra blu completata, vedete? C'è il crollo. Il ciclista vede tutto grigio, insomma. Si è finito, vedete? Sei crollato. Ecco cosa succede quando finisci l'energia. Ne avevi troppo poca, era inevitabile. Dopo un po' ci si riprende, ma se si riparte, si consuma nuovamente l'energia, vedete, lo schermo torna grigio. È sostanzialmente la classica crisi, il classico crollo che ha un ciclista. Chiunque è andato in bicicletta prima o poi ha provato, chi va da poco prima o poi proverà questa sensazione, ovvero di non avere più energie. Comunque abbiamo finito, passiamo
ad un altro esercizio, resta in scia per 20 secondi per ridurre la resistenza aerodinamica. Dunque dobbiamo entrare nella scia del ciclista, vedete, stiamo a ruota, e abbiamo, stando alla ruota del corridore, siamo coperti e quindi abbiamo una minore resistenza aerodinamica e ovviamente consumeremo molte molte meno energie. Vedete, ci chiede il cambio, noi stiamo a ruota e quindi questa è sostanzialmente la protezione dal vento. Si possono anche controllare i flussi d'aria quando c'è vento forte nel gioco, si vede, insomma, si riesce a capire da dove tira, quindi ci si deve spostare sulla strada di conseguenza in modo da non essere a vento contrario. Questo ovviamente sempre per risparmiare energie. Adesso vediamo come utilizzare i rifornimenti. C'è il gel blu che aumenta la barra dell'energia, quindi la barra blu, mentre il gel rosso aumenta la barra attacco, ovvero la barra che si consuma quando scattiamo. Adesso dobbiamo utilizzare correttamente i due rifornimenti e completare l'esercizio nel tempo corretto. Allora prendiamo il gel blu, quindi ricarichiamo tutta la barra blu, scattiamo un pochino anche perché comunque c'è un limite di tempo da rispettare. Ok, barra blu completata, acceleriamo adesso, però abbiamo finito anche la barra rossa, quindi prendiamo la barra rossa, prendiamo il gel rosso per ricaricare, come vedete, la barra dello scatto che si era consumata, completata, riscattiamo adesso e abbiamo completato la prova. Quindi è importante gestire e capire il momento in cui prendere il gel. Gel blu, quello della resistenza, gel rosso, quello dell'attacco. Il gel rosso serve soprattutto se siamo a secco e manca 1,5 km, 2 km, quindi ci si prepara alla volata e bisogna scattare, mentre il gel blu bisogna prenderlo prima che si finiscono le energie, perché altrimenti si rischia il crollo. Ora, per quanto riguarda l'ultimo esercizio, posizione aerodinamica è una posizione utile in discesa perché consente di recuperare energie. Si usa il tasto R1 e in questa posizione in discesa si recupera energie, quindi la barra blu prende un po' vita, aumenta nuovamente e oltre una certa pendenza, quando la discesa è molto ripida, conviene anche mettersi nella posizione aerodinamica perché si prende maggiore velocità, mentre se la discesa non è molto ripida non è conveniente. Questa è una discesa con una pendenza di oltre il 9%, quindi la posizione aerodinamica è redditizia, ma soprattutto è importante mettersi in questa posizione per recuperare energia. Vedete come la barra blu, la barra della resistenza, sta nuovamente aumentando. Adesso completiamo l'esercizio perché ci sono 600 metri, va completato entro il tempo stabilito. Facciamo la volata e arriviamo abbondantemente in anticipo. Saltiamo l'esercizio, dovremmo aver completato anche questa serie di tutorial. Direi di sì. Andiamo adesso a comandi avanzati. Ampli i comandi per il tuo ciclista. Andiamo a vedere in cosa consiste. Allora, controlla sforzo, avanza con R2 e premi L1 per attivare il controllo dello sforzo. Questo significa durante la corsa non dobbiamo stare per forza col tasto sul grilletto R2 distruggendoci l'indice o l'anulare o qualsiasi dito voi usiate, ma possiamo, adesso vi faccio vedere, semplicemente premere L1 e poi da lì con R1 aumentare l'intensità dello sforzo e va in automatico. Vedete, R1, con L1 abbassiamo la barra gialla dello sforzo alla velocità che noi vogliamo mettere, va così poi in automatico. Stiamo semplicemente controllando la pedalata senza dover premere il tastello 2. Vedete, adesso clicchiamo solo una volta R1, aumentiamo la velocità di una tacca, di due tacche, e L1 abbassiamo, molto semplice, in modo da non stare sempre con il dito sul grilletto R2 consumando questi joystick della PlayStation, soprattutto quelli della Play 4, che si distruggono in un nanosecondo. Ora, altro comando importante, anzi ancora non capisco perché non l'abbiano messo nei comandi di base e invece l'hanno messo nei comandi avanzati, io l'avrei messo nei comandi di base, ovvero il tasto quadrato. Quando ci si avvicina ad un corridore che è davanti a noi, possiamo premere il tasto quadrato e semplicemente
tenendo premuto il tasto quadrato, stiamo a ruota, non dobbiamo neanche curvare perché col quadrato il nostro ciclista copierà le traiettorie di quello davanti. Occhio però in discesa vedete che è successo, vi consiglio di stare a ruota col quadrato solo in pianura, in discesa ragazzi prendete voi il controllo perché non si sa mai, rischiate delle fregature, ve lo dico per esperienza personale dato che ho giocato a diversi Tour de France, mentre ovviamente in pianura col quadrato state tranquillamente a ruota e soprattutto stando a ruota, se la velocità non è eccessiva, non è proibitiva, non si sta andando insomma a 60 all'ora in pianura, recuperate anche energie. Ora, spostati davanti al tuo compagno di squadra e tieni premuto R1 poco prima del traguardo per batterlo. Allora, sì, R1 è sostanzialmente il cosiddetto colpo di reni, cioè si tratta di una tecnica che si può usare negli ultimi 100 metri, io direi anche meno, proprio in prossimità della linea del traguardo, quindi in una volata, e quindi consente di guadagnare dei centimetri perché si sposta un po' la bici in avanti. È il classico movimento che fanno i velocisti nelle volate. Adesso ve lo faccio vedere per chi non è pratico di ciclismo. Siamo ai 500 metri, parte una volata con Hanninen. Noi proviamo a saltarlo. Lo stiamo saltando nettamente, però lo voglio saltare meno nettamente per farvi vedere il colpo di reni. In cosa consiste? Si preme R1, vedete, e il nostro ciclista butta la bicicletta in avanti. Anzi, poteva farlo vedere un po' meglio perché lo taglia nel tutorial, però con questo colpo di reni, se si arriva appaiati e si preme R1, si può battere l'avversario. Perché ha visto il giro del delfinato e il movimento che ha fatto Goudou con cui ha fregato Wout van Aert in una volata. Van Aert, convinto di aver vinto negli ultimi 20 metri, ha alzato le braccia, è arrivato da dietro Goudou che si è spinto indietro col corpo, col sedere, invece ha provato a spingerlo la bici in avanti, si è alzato praticamente dalla sella e ha portato quella ruota anteriore, quel pochettino avanti rispetto a Van Aert, fregando il belga. Andiamo adesso all'esercizio sulle comunicazioni radio. Impara a usare le comunicazioni radio per comunicare con i membri della propria squadra. Anche questo è abbastanza importante. Allora, in questa serie di esercizi esploreremo la possibilità offerta dalle comunicazioni radio. La prima cosa da sapere è che ti permettono di impartire istruzioni collettive per modificare il comportamento di tutti i membri della squadra presenti nel gruppo. Quindi nel nostro gruppo le comunicazioni radio si attivano premendo il tasto cerchio e poi si seleziona un suggerimento. Qui dobbiamo selezionare recupera la fuga. Quindi selezionando recupera la fuga, la nostra squadra si metterà a testa bassa a tirare come dei matti per prendere i corridori lì davanti. Allora, questa è la nostra squadra. Premiamo cerchio. Vedete, qui c'è già l'indicazione già messa, poi nella gara, nel gioco avremo più opzioni, però vedete, riprendi i fuggitivi, sono troppi nel gruppo di testa. Clicchiamo e adesso i nostri compari, i nostri compagni di squadra si metteranno a tirare per andare a chiudere sui corridori lì davanti. Ecco, fuga ripresa. Poi mi dice che le istruzioni contrassegnate con l'asterisco sono le istruzioni che ci vengono consigliate, ma possiamo scegliere diversi tipi di istruzioni. Comunque, fuga ripresa in un batter d'occhio dalla nostra squadra che comunque insiste e continua a fare ritmo, ma va bene così. Adesso probabilmente ci mostrerà qualche istruzione un pochino più complessa. Ok, abbiamo appena visto come usare le istruzioni collettive per modificare il comportamento dei tuoi compagni di squadra, ma le comunicazioni radio ti permettono anche di dare istruzioni non solo alla squadra, ma a un ciclista particolare della propria squadra. Usa la comunicazione radio e dai l'istruzione attacca a un membro della tua squadra perché raggiunga un vantaggio di 20 secondi entro il termine dell'esercizio. Dunque, tasto cerchio, via le comunicazioni radio, selezioniamo Vanocche che a caso. Attacca, vedete? Comando attacca, lo clicchiamo e via, parte Vanocke, vedete? Quindi possiamo anche far fare azioni anche a corridori che non, al corridore che non stiamo direttamente controllando. Facciamo attaccare un nostro corridore, noi ci stiamo qui belli sulle ruote.
Belli tranquilli. Ok, ha preso oltre 33 secondi, poi lo vedrete quando giocheremo ai corridori della nostra squadra, possiamo assegnare i ruoli, gregario, dire un corridore di proteggere, stare vicino al nostro capitano, l'uomo designato per andare in fuga, insomma, si possono dare tantissime Ok, indicazioni you can also e select ruoli several ai team members at nostri the same time corridori, ai and give corridori them della the nostra same squadra. instruction. Saltiamo, andiamo avanti. With team com, you can Con also take control of comunicazioni another radio puoi rider anche at any prendere il moment. controllo di un altro ciclista quando vuoi. Usa le comunicazioni radio, scorri per mostrare la fuga e prendi il controllo con Y. Questo semplicemente più che una comunicazione radio è il cambio corridore. Ora abbiamo mandato quel corridore davanti, noi prendiamo di nuovo cerchio, saliamo sopra e vediamo che c'è un corridore in fuga che è Vanocche, quello che abbiamo fatto attaccare prima. Se andiamo su Vanocche e premiamo il tasto Y, tac, per magia siamo su Vanocche, quindi abbiamo cambiato il corridore della nostra squadra che abbiamo selezionato. E siamo, come vedete, su Vanocche. Gli facciamo prendere il gel blu dato che non ha più energie. Forse dobbiamo completare l'esercizio e arrivare al traguardo, non lo so, vediamo. O dobbiamo fargli riprendere di nuovo più di 20 secondi. Vabbè, facciamolo spingere dato che mancano 700 metri alla fine dell'esercizio. 300 metri, 200 metri, 100 metri e tac, esercizio fatto. Ora, At the final exercise, ultimo esercizio beyond di le communications, Team comunicazioni Com radio. also allows you Oltre a to accelerate comunicare, le forward if comunicazioni you radio think ti that there is consentono no di andare danger. avanti veloce se credi che non vi siano particolari pericoli in vista. Ovvero, nelle tappe, soprattutto piatte, se mancano 180-200 km al traguardo, non ci stiamo certi in gruppo a guardarci ogni singolo chilometro della tappa, non possiamo perderci una giornata, quindi premiamo il tasto cerchio delle comunicazioni radio, premiamo L2 e il tempo, le azioni scorreranno via, vedete, velocemente. Poi ci Very good. fermiamo. Acceleration there is according to the pressure you apply. You should also know that you can Qua use gli fast dice puoi usare forward if you l'avanzamento choose rapido con where you L1 take per back scegliere control quando of your riprendere il rider. controllo del The driver's tuo feature to ciclista. remove race data. Vabbè, comunque ci si Exercise only. ferma, ci tiene If you premuto want to L2 quando complete ci the si rende circle conto che quickly, so, si è arrivati a meno discover 30 e advanced si vuole features seguire or meno simply 30, si learn lascia il more tasto about the Tour de L2 France, you can e si inizia a consult the giocare. manual Questo via the è main menu. soprattutto per le tappe molto monotone. Parte la tappa, ma andiamo avanti, simuliamo velocemente. La cosa buona è che mentre simuli, comunque, anche se passa tutto veloce, puoi dare un'occhiata, puoi vedere se la fuga ha preso distacco, puoi vedere se ha attaccato qualcuno, insomma. Completato quindi anche questo slot di esercizi, facciamo l'ultimo, gara a cronometro, scopri i comandi specifici per le gare a cronometro. Session for time trial Allora, racing. ti diamo il Let's benvenuto a begin questa straight sessione di away with the allenamento per le time gare a position cronometro. Iniziamo TT. con la posizione a cronometro. Allora, quindi quadrato ci si mette in posizione a cronometro, poi ovviamente con R1 ed L1, come abbiamo già visto prima, si gestisce lo sforzo. Importantissima comunque la posizione da cronomen, ovvero con le mani sulle protesi, perché è una posizione aerodinamica e si fa più velocità. Occhio però alle curve, perché quando ci sono delle curve bisogna tornare con le mani sullo sterzo, altrimenti non curve, ve lo assicuro. Quindi Efficient quadrato, improves e vedete, aerodynamics and allows premendo il the tasto rider quadrato to basta maintain semplicemente momentum premerlo una volta faster. However, e in TT automatico il position is ciclista increasingly metterà le defended mani with sulle speed protesi e across con questa 12 km/h posizione and si fa molta più acceleration becomes velocità. more Qua limited. ti dice che però la posizione da cronomen perde progressivamente efficacia quando la velocità scende sotto i 25 km/h e quindi lo sforzo massimo diventa più limitato. Quindi se si è in salita, quindi sotto i 25 km/h, un ciclista professionista di questo livello vuol dire che è in salita ed è anche una salita impegnativa, non conviene più, non è più redditizia la posizione da cronomen. Position significantly Ora, cosa decreases dobbiamo the fare adesso? La maneuverability of the posizione bike. da To cronomen negotiate riduce tight bends, notevolmente la you must manovrabilità return to della your initial bicicletta, ve l'avevo già cycling position or by preannunciato. Per braking. affrontare curve strette dovrai tornare alla posizione iniziale della bicicletta, quindi per farlo bisogna sempre premere quadrato e frenare. Allora, quadrato, posizione da cronomen, vedete? Qua è tutta pianura, quindi si può stare belli tranquilli in posizione da cronomen. Adesso arriva una curva, premiamo quadrato e il corridore rimette le mani sullo sterzo. Poi, di nuovo dopo che siamo di nuovo in pianura, possiamo ripremere quadrato
mettere le mani sulle protesi, però siamo costretti a ritornare con le braccia, con le mani sullo sterzo, poi riprendiamo di nuovo quadrati. Insomma, bisogna giocare in base al percorso: mani sulle protesi, mani sullo sterzo, mani sulle protesi, mani sullo sterzo, in base al percorso. Se prendete una curva pericolosa con le mani sulle protesi, vi assicuro che andate diritti e vi fate male, ma soprattutto perdete tempo nella cronometro. Ora, durante le gare a cronometro, nell'interfaccia viene utilizzato un indicatore di sforzo consigliato che indica lo sforzo da compiere per ottenere un buon tempo. Lo sforzo consigliato può aumentare o diminuire, quindi se si spinge più forte, o diminuire se vogliamo recuperare. Per completare questo esercizio dobbiamo rispettare il livello di sforzo consigliato nell'interfaccia. Iniziamo. Sì, sarebbe quel pallino, vedete, adesso si illumina, vuol dire che stiamo andando come ci sta consigliando il gioco. Adesso aumentiamo di nuovo. Adesso non dobbiamo andare più in posizione da cronometro, quindi con X, vedete, in salita. Qui si preme X per stare sui pedali lentamente, perché se lo si preme troppo velocemente il corridore fa una volata e la barra rossa va a farsi benedire in un secondo. Stiamo seguendo sempre lo sforzo consigliato con il nostro corridore. Mancano 300 metri. Sforzo consigliato che non viene mostrato quando si va comunque al livello massimo, ci è stato detto, quindi se si gioca a leggenda dobbiamo gestircela noi. Perfetto, anche questo esercizio, questa serie di allenamenti dovrebbe essere completata. Perfetto, abbiamo completato l'allenamento, abbiamo visto quali sono i principali tasti, i principali comandi, le comunicazioni radio, come ci si comporta nelle gare a cronometro. Questo video è dedicato soprattutto ai neofiti, cioè a coloro i quali approcciano per la prima volta un videogioco Tour de France. Però quando andremo a fare la modalità Pro Team o altre corse, avrete modo di vedere altre strategie, soprattutto altre comunicazioni. Comunque termina questo video tutorial sul Tour de France 2022. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like. Ci vediamo nei prossimi video, sempre su Tour de France. Ciao a tutti!